Il 31 dicembre, nel silenzio totale delle istituzioni, che ormai considero pericolose per il popolo italiano, è stata ammainata la bandiera del Corpo Forestale dello Stato, una bandiera che aveva iniziato a sventolare nel 1822. C'era stata molto lungimiranza allora, nel 1822, a istituire il Corpo Forestale dello Stato per un paese come l'Italia, che ha un grande patrimonio ambientale, paesaggistico, faunistico, e oggi invece, per colpa del presidente, dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, si è tolto il Corpo Forestale dello Stato. È stato un pegno pagato da questo politico ai suoi sostenitori della Leopolda, visto che il Corpo Forestale dello Stato dava fastidio nel controllare la qualità degli alimenti, la loro salubrità, nel tutelare i consumatori, nel tutelare l'ambiente. È una riforma pasticciata come quelle che fa solitamente Renzi, perché se avesse voluto riformare per davvero avrebbe unificato tutte le 5 corpi della polizia in un unico corpo. Invece ha tolto solo la forestale, non ci sarà nessun risparmio, ci sarà più libertà per distruggere l'ambiente, per prodotti meno salubri per le alimentazioni, per tutelare di meno gli animali, e questo mi dispiace tantissimo. Alla forestale era già stato inferto un colpo nel 1971, dopo la costituzione delle regioni, dove le autorizzazioni per il taglio venivano date da un organismo politico e non erano più controllate dal Corpo Forestale, che un tempo segnalava e segnava addirittura le piante per i boscaioli. Dal 72 in avanti la forestale può dare solo delle multe a chi non si comporta bene, però il danno per i cittadini è già fatto, visto che i boschi vengono tagliati molte volte male. Mi dispiace questo disinteresse nel momento in cui tutti parlano di ambiente, in cui tutti parlano di buona salute per gli animali, in cui tutti parlano di buon cibo. Hanno tolto un corpo essenziale che tutelava tutte queste cose e hanno fatto un piacere ai produttori disonesti di questo paese.